Il 3 dicembre, giornata mondiale della disabilità, l'AICS, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e CBM Italia lanciano la ricerca Disabilità e Cooperazione Internazionale, Partecipazione e Inclusione. La ricerca per me è stata importante, innanzitutto perché consolida quell'idea per cui l'agenzia deve garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi di cooperazione lato senso. Realizzata insieme a CISP, Università di Macerata, RIZ e il supporto tecnico di Astra Ricerche, la ricerca ha preso in esame oltre 100 progetti di inclusione sociale sostenuti dall'AICS nel biennio 2016-2017, di cui alcuni esplicitamente dedicati alla disabilità e altri in cui la disabilità è presente in modo trasversale, in un'ottica di mainstreaming. Dalla ricerca condotta emerge forte la necessità di adottare il tema della disabilità come mainstreaming. Per fare questo è necessario operare in maniera multisettoriale negli interventi di cooperazione, in modo tale da costruire delle reti che sappiano valorizzare tutte le risorse. La progettazione stessa è una delle attività che può essere rivista, migliorata, in qualche modo ripensata. È una progettazione che dovrà sempre più includere i beneficiari, includere le comunità locali, includere le istituzioni locali, in modo che ci sia un concetto generale di partecipazione. Novità della ricerca è il marker disabilità, uno strumento introdotto dalla cooperazione italiana nel proprio sistema informativo nel 2014, che ha permesso di individuare in modo puntuale tutti i progetti che prevedono azioni in favore delle persone con disabilità, identificando la percentuale di investimento finanziario dedicata. Ed è qualcosa che a livello internazionale l'OCSE-DAC ha acquisito solo recentemente, quindi noi siamo stati in questo antesignani di un concetto che si è poi diffuso e consolidato a livello internazionale. Questa ricerca, come sottolineato dal direttore Maestri Pieri, consentirà di rafforzare l'impegno dell'agenzia nel settore, con il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni, in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia.